Il successo che abbiamo perso Andrea, che in questo momento a Duino lo stanno riprendendo, ma ho parlato per telefono nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti arriva. E allora abbiamo detto con Andrea andiamo avanti, cominciamo la presentazione. Io sono Vasco Pretelli, sono un critico letterario, sono di Parma, ma io ho vissuto 2 anni a Trieste, ho fatto il liceo Oberland insieme a Andrea, eravamo in classe insieme con la Nadia, che era quella della scuola. Che poi? Leggere anomalie, a me mi piace tanto, ogni volta che lo leggo del nuovo mezzo in campo. Leggere anomalie, a me mi piace tanto, ogni volta che lo leggo del nuovo mezzo in campo. E dicevo, Carlo Sponson, che ha avuto una vita molto particolare, e Andrea in qualche maniera la racconta in questo racconto che si chiama Fino all'ultimo scontro. Lui era quello bello, elegante. Io invece ero quello brutto, con la faccia da indio già segnata dalla vita. Lui era il campione del mondo dei pesi medi del caso, quello dei famosi scontri con Griffith di Mondovisione. Io invece ero un argentino semisconosciuto che fino a qualche anno prima combatteva anche 3 volte in un mese nel garage di Buenos Aires per tirare fuori i soldi per vivere. E quindi invece vuol dire seriamente che io faccio parte di questa redazione di lettore professionista che si occupa delle presentazioni di libri in maniera un po' divertente, un po' allegra, un po' diversa dal solito. E in particolare io mi occupo di trovare sulle bancarelle delle piccole chicche, nel senso dei libri che sono sconosciuti o che sono dimenticati. Io vado in tutte le città d'Italia, giro e trovo queste piccole chicche. Allora, rapinatore a piedi. La promessa originaria la feci la mattina che mia madre se ne andò via di casa con il gommista della Goodyear, da cui avevo fatto l'inversione delle gomme 2 settimane prima. Avevo 11 anni e solennemente giurai a me stesso che non avrei mai e poi mai comperato una macchina. Mio padre invece acquistò per la prima volta una bottiglia di vodka, si ubriacò, uscì nel freddo della notte a tagliare i pneumatici di tutte le automobili parcheggiate sulla strada, non valutando che così facendo avrebbe fatto un favore al suo rivale in amore. Finì in carcere per 4 giorni e quando... La polizia perché aveva la situazione scaduta e quindi niente, Andrea non arriva. Allora devo chiedere un favore a qualcuno, nel senso che dobbiamo fare le foto per il giornale. Allora, mi ci servirebbe che qualcuno facesse Andrea Mitri, nel senso così facciamo le foto e poi andiamo via. Cioè, tu in prima fila questa camicia che proprio Andrea Mitri indossa sempre, la riconosco, puoi venire qui per favore per fare la foto? Grazie. Vai, grande! Come ti chiami, scusa? Andrea, siedi qui Andrea, grazie. Allora dove in poi fai finta di essere Andrea Mitri, va bene. Allora, se volete fare la foto intanto una serata. Allora, Andrea, non ci vediamo da un quarto tempo, vero Andrea? Benissimo. È vero, da tantissimo, dai tempi dell'opera. Sì. Siamo sentiti per telefono tante volte, con Natale siamo fatti gli auguri, eh. Bene. È una figlia, te. Una figlia? È una figlia, no? È una figlia, sì, che si chiama? Greta. Si chiama Greta. Bene, sì. Si chiama Greta. 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 Si chi